sono gli auguri, sono chiaramente gli auguri rivolti alla nostra impresa, come dicono i manifesti, diciamo, sottostanti. Quindi prendiamolo positivamente questa accoglienza che il circolo, volontariamente o involontariamente, comunque ci ha fatto. Prendiamolo in maniera augurale e cominciamo questa impresa che oggi, diciamo, c'è una svolta in qualche modo, perché finita la raccolta delle firme e presentate poi le liste, dovrà cominciare l'impegno nella campagna elettorale, in cui, diciamo, a tutti quanti è richiesto il massimo di sforzi. Quindi lascio la parola ad Antonio, che ottimamente ha coordinato questa fase, e la prossima sicuramente meglio. Ciao. Va bene, buonasera a tutti. Intanto la comunicazione ufficiale per il Senato: Potere al Popolo nelle Marche ha raccolto quasi 2000 firme con certificati elettorali di 1440. Un applauso. Per il collegio Marche 1 della Camera, quindi sarebbe il sud delle Marche, sono state raccolte più di 1000 firme con 954 certificati elettorali. Sempre per la Camera dei Deputati, Marche 2, che sarebbe Ancona e Pesaro-Urbino, sono state raccolte più di 1000 firme con 797 certificati elettorali. Significa che anche se non fosse stato ridotto. Ma perché non c'è i certificati di quella? Questo dato, che io ritengo sia un dato eccezionale, comunque non è solo riferito al nostro territorio, perché da informazioni assunte anche nelle altre regioni hanno raccolto una mole di firme veramente inaspettata ed eccezionale. Tenete presente che le firme si sono iniziate a raccogliere, in verità, una settimana fa, sabato e domenica passata. E quindi io penso, anche avendo presente la raccolta delle firme dell'anno scorso sul referendum abrogativo sulla legge elettorale, altri referendum in cui il numero di firme raccolte in due mesi è stato certo superiore a questo, ma in due mesi, con un dispiegamento di forze, di associazioni, di sindacati, diciamo, sulla carta molto più ampio rispetto all'impegno che invece si è avuto in questa settimana, io penso che questo sia un risultato eccezionale. E però non è del tutto inaspettato per coloro che sono stati in mezzo alla gente a raccogliere le firme nelle assemblee, nelle iniziative, perché hanno potuto constatare il grande interesse, la grande partecipazione, il grande coinvolgimento delle persone. Ieri si era davanti al
la CNH, che è la fabbrica di trattori che fa parte del gruppo FCA, cioè Fiat Chrysler Automobilis, cioè la Fiat a Iesi, sono stati dati al cambio turno circa 400 volantini, non c'era un volantino per terra. Cioè i lavoratori nel cambio turno erano assetati di conoscere quella proposta di potere al popolo e anzi, compatibilmente con i tempi per andare al lavoro e smarcare, moltissimi cercavano di dialogare, di conoscere, di parlare, cioè si fermavano. L'accoglienza è stata un'accoglienza calorosa. Oggi noi possiamo parlare di tante cose, però innanzitutto dobbiamo conoscere i candidati che sono stati scelti nel modo più partecipato possibile, più democratico possibile, cioè nelle assemblee. E io inizierei a chiedere a questi candidati che hanno dato la loro disponibilità, sono candidati di diverse provenienze, con età variegate, giovanissimi, meno giovani, di territori diversi, con esperienze culturali e politiche diverse, ma questo è stato un elemento positivo, non è stato un elemento di divisione, è stato un elemento positivo. Il fatto di riuscire a dialogare tra persone che in buona fede hanno un obiettivo che è quello di invertire la rotta, e cioè provare a fermare l'avanzata di coloro che vogliono distruggere i diritti in favore del popolo, che sono i diritti sociali, i diritti del lavoro, il diritto alla sanità, il diritto a poter andare in pensione in un'età decente, dopo 40 anni di lavoro, non senza dover aspettare 67 anni, 68 anni, alcuni anche 70 anni. Ecco, questa è stata una vicenda che si è sviluppata in un periodo temporale molto breve, ma con un entusiasmo che io non vedevo, forse non so se l'ho mai visto, no? nella mia vita, nella mia esperienza, con un entusiasmo veramente travolgente. La prima candidata che voglio chiamare è quella che concorre per la Camera dei Deputati nel collegio uninominale Marche 4, che comprende Ancona, Iesi, Fabriano, e che è Valeria Carnevale. Allora, sono contenta che conosco tra voi, tante facce che ho conosciuto all'altra assemblea di presentazione che abbiamo fatto ad Ancona, quindi la mia faccia la conoscete e il mio modo di parlare, di esprimermi, qualcuno di voi già l'ha percepito. Volevo raccontarvi brevemente come è nata la lesione a Potere al Popolo. Io ho osservato in maniera alla finestra quasi quello che stava succedendo, ma percepivo che dall'assemblea del Brancaccio, in cui si è espressa per la prima volta un'esigenza di dissenso rispetto a quello che stava avvenendo, capivo che stava crescendo qualcosa, che stava montando qualcosa. E quando mi è stato chiesto di candidarmi, io ho accettato in maniera entusiasta, in maniera forse anche un po' temerare, come siamo tutti temerari in questo momento, non è di dare di potere al popolo. Non sappiamo in realtà qual è la strada che abbiamo davanti, proprio perché il percorso è talmente breve, il percorso di costruzione che è stato affrontato fino adesso, che siamo veramente tutti in divenire. Però questa è anche una forza per noi, il fatto che comunque ci stiamo mettendo molto entusiasmo. Quella dose appena di coscienza, ma anche tanta buona volontà, è già quella una garanzia di voler andare avanti in una maniera molto motivata.
La cosa che a me ha colpito anche all'inizio di Potere al Popolo è il nome che è stato scelto, questa specie di slogan abbastanza irrituale, un po' esclamativo, ma noi siamo abituati in realtà a delle sigle, a dei simboli, mentre invece è uno slogan questo, che mette insieme due parole particolari che nella mia esperienza, nel mio vissuto, sono la parola che odio di più in assoluto, il potere, e la parola che amo di più in assoluto, alcune delle parole fondamentali della mia vita, della mia esperienza. Il potere l'ho sempre associato, come penso tanti di voi che vengono dagli stessi percorsi, grosso modo, che ho fatto io. Il potere è il potere di mettere bombe, il potere di sfruttare chi lavora, è il potere di quelli che abusano su donne e bambini, il potere di rovinare la natura in maniera irreparabile, è il potere di quelli che la settimana scorsa si sono riuniti, anzi, la settimana si sono riuniti a Davos, in Svizzera, per decidere l'economia dei governi in tutto il mondo, per decidere loro stessi, persone non elette e non rappresentanti di nessuna popolazione, a decidere nel forum sull'economia di che morte dobbiamo morire, di che vita dobbiamo vivere, di che morte dobbiamo morire. E questo tipo di potere, che è quello che invece è completamente estraneo a noi. Mentre invece, se pensiamo al popolo, il popolo attualmente è una parola abbastanza desueta in politica, si sente poco, si sente parlare molto di cittadinanza, per fortuna, ma si sente parlare anche molto di pubblico, di consumatori, di clienti, di ascoltatori, di telespettatori. Il popolo purtroppo oggi in Italia è ridotto a questo. Io mi domando, ma è stato mai realmente popolo un italiano? Se penso alle caratteristiche ataviche anche delle genti italiche, no? Delle genti italiane. E mi sono ricordato una cosa che studiai all'università tempo fa, una caratteristica studiata in sociologia della società italiana, si chiama familismo morale, è proprio una cosa che esiste, che viene studiata e che viene proprio applicata alla società italiana. E è quel tipo di mentalità, di atteggiamento che tende a preservare il proprio orticello, a curare i propri interessi propri e della propria famiglia. E è quel tipo di logica che ha creato la cultura della bustarella, della raccomandazione, della furbizia, dell'evasione fiscale, e è quello che secondo me ha sempre impedito alla creazione di una società solidale, una società consapevole e solidale, come ho già detto. Uno dei momenti, secondo me, in cui invece l'italiano ha dimostrato di essere popolo è stato quella resistenza. E mi richiamo quello della resistenza perché io ho militato per tanto tempo nei campi di Fabriano e continuo ancora ad occuparmi della parte culturale, cioè, di questa associazione, e ho sempre trovato nei valori della resistenza proprio quello che noi ci serve perché possiamo definirci popolo. Il fatto che in un momento così drammatico, così tremendo della storia italiana, in cui non si vedeva luce, non si vedeva speranza, c'era solo povertà e distruzione, la gente italiana ha preso le armi, si è rimboccata le maniche e si è auto-organizzata, è arrivato a creare un movimento nazionale, ma partendo veramente dal basso. E questa è stata l'esperienza che secondo me ci insegna più di tutti di come si fa popolo, di come si diventa popolo. In questo periodo noi stiamo vivendo come italiani una crisi spaventosa, ovviamente non è paragonabile al disastro lasciato dalla seconda guerra mondiale, dal settembre del 43, ma è un periodo estremamente drammatico, è un periodo in cui è necessario trovare in noi stessi e nei nostri territori, nelle nostre famiglie, nelle nostre comunità, la forza di sollevare la testa e di rimboccarsi le mani, come ho detto, per potersi coordinare e affrontare queste grosse difficoltà che abbiamo davanti. Difficoltà che soprattutto quando c'è stato l'incontro a Fabriano giovedì scorso con Cremaschi, Cremaschi ha usato una parola dura, i nemici, cioè che noi dobbiamo trovare i nostri nemici, dobbiamo individuare i nostri nemici e trovarli. È un concetto brutto, è un concetto magari difficile anche da ricevere per noi che vorremmo magari vorremmo un'esistenza felice, un'esistenza serena, oppure andare a trovare quei nemici che ci stanno rendendo impossibile la vita, impossibile la creazione di una famiglia, impossibile la progettualità, un lavoro, una professione, impossibile tante volte anche respirare l'aria. Noi viviamo in un territorio fortunato dal punto di vista ambientale, però per questo che va preservato e soprattutto che va presidiato, va capito quello che succede.
E insomma, dobbiamo trovare a compattarci di fronte a questi che sono i nemici delle nostre vite, della nostra comunità. Quindi è per questo che secondo me il richiamo ai valori della resistenza è fondamentale. Come ho già detto per alcuni di voi che mi hanno visto parlare, io non vengo da un percorso di militanza sindacale o di militanza ambientalista, sono stata sempre molto simpatizzante nei confronti dei valori che porta avanti chi fa politica sul lavoro o sull'ambiente, ma vengo da un ambiente di cultura. Io sono un insegnante della scuola primaria e mi occupo da tanti anni di arte contemporanea e di didattica artistica per bambini e per adulti. In tutto questo impegno e mettendo insieme la mia competenza per quanto riguarda l'arte e la mia esperienza nella scuola, quello che penso che sia assolutamente necessario oggi è quello di fornire ai bambini, ai ragazzi che crescono, e anche alle persone giuste, quegli strumenti per creare un pensiero critico che riesca a far capire e interpretare le categorie del contemporaneo, di quello che sta accadendo attualmente in Italia e nel mondo. Per questo insisto particolarmente sulla funzione della pedagogia politica e della pedagogia culturale. Una volta che una persona riesce ad avere uno spirito sveglio, uno spirito in grado di comprendere, riesce anche a trovare in sé le motivazioni per lottare, per coordinarsi e per lottare. Quindi io nell'impegno che porterò avanti da qui fino al 4 marzo ovviamente, poi a seconda di quello che accadrà, tutti ci auguriamo che succeda qualcosa di veramente positivo per potere al popolo. Io quello che penso è che sia che si riesca a entrare in Parlamento, sia che non si riesca a compiere questa impresa, la cosa importante comunque è portare avanti sempre un discorso di militanza e di coordinamento tra noi. E il mio impegno è quello proprio di insistere tanto sulla formazione e sull'importanza della cultura e dell'esercizio, del contribuire nel formare delle coscienze libere di scegliere e libere di pensare. Se gli individui diventano veramente liberi di farlo, secondo me riescono a capire quali sono i valori fondamentali su cui dirigerci. Io quello che penso, e non perché sono di parte, più per tutti voi, è che su tante tematiche abbiamo ragione, abbiamo strane ragioni. E quindi è questo quello che va comunicato, non per convincere, ma per fare in modo che ogni individuo libero riesca ad accedere a questo tipo di consapevolezza. È per questo che secondo me non è la cultura, l'arte, la musica, l'educazione estetica e tutto quello che passa attraverso la parola e quindi anche i contenuti che possiamo comunicare attraverso la parola e le altre forme di comunicazione. Non sono delle cose inutili, delle cose del genere, frivole, ma sono proprio quello che riesce a far aprire la mente alle persone. Una frase che a me piace tantissimo, un professore neocriminale della pedagogia artistica che si chiama Marco Dallari, un professore dell'Università di Bologna, dice che se noi non educhiamo le giovani generazioni alla funzione estetica e a capire cos'è bello e cosa è interessante, cosa è elevato, cosa dà anche piacere, i ragazzi dovranno trovare il piacere, sicuramente nella logica del consumo e del possesso. Quindi è anche per questo che è importante battere molto su questo tasto, diciamo, proprio perché è la libera scelta che un individuo deve andare verso quelli che sono dei valori importanti, verso quella che per noi è la verità, verso quello che è la profondità delle cose. Come dicevo, io sono un'insegnante della scuola primaria, ci sono arrivata tardi con questa consapevolezza, io ho cominciato a 30 anni, a 35 anni a fare insegnante, dopo un altro percorso professionale, perché ho capito che era proprio questa professione che mi dava la possibilità di poter dare il mio contributo nella formazione delle giovani generazioni. E spero di farlo, spero che il mio lavoro serva a qualcosa in questo senso. E chiudo adesso questo piccolo discorso che vi faccio in maniera anche molto spontanea e mi auguro comunque di avere anche delle domande a cui risponderò molto volentieri. Volevo citarvi una piccola poesia di quello che per me è un grande poeta ma anche un grande intellettuale comunista,
che tutti voi conoscerete perché l'avete studiato da piccoli e perché avete figli e nipoti che a scuola si formano su questo autore, che è Gianni Rodari. Gianni Rodari è riuscito a parlare con i bambini di tematiche importantissime, come Pasolini l'ha fatto per gli adulti, quindi quelle che sembrano filastrocche in realtà non lo sono. C'è una poesia che riguarda il primo giorno di scuola, in cui si invita lo scolaretto ad andare a scuola a osservare il libretto che pulisce, il maestro che arriva, a preparare tutto con coscienza, e chiude con queste parole: fai la punta alla matita e corri a scrivere la tua vita. Scrivi parole dritte e chiare, amare, lottare, lavorare. E queste parole mi hanno emozionato quando ho letto la prima volta questa poesia, che faccio imparare a memoria i bambini. Mi ha fatto pensare che queste sono le parole che voglio portare avanti nella campagna elettorale e nella mia vita, che sia politica o semplicemente personale e culturale, da maestra, da insegnante, da formatore. Sono queste le parole che mi piacciono e che voglio sempre portare avanti. Amare, lottare e lavorare. Della scelta che abbiamo fatto, ovviamente l'abbiamo fatta in maniera condivisa, di avere Valeria candidata nel collegio uninominale. Voi sapete che questa legge elettorale è una legge elettorale che è fondamentalmente proporzionale, per cui il voto viene rappresentato in maniera proporzionale, però con un innesto maggioritario, cioè con una sorta di premio di maggioranza. E come hanno bypassato la sentenza della Corte Costituzionale dell'Italia? Prevedendo sulla scheda, sulla stessa scheda, due caselle: il candidato uninominale di una lista o partito o coalizione, e a fianco, collegato a questo candidato uninominale, la lista o le liste partiti in coalizione. Questo significa che noi troveremo sulla scheda il nome di Valeria e accanto troveremo il simbolo di potere al popolo. Nel caso in cui il candidato è sostenuto da una lista o viceversa, basta una sola croce, è chiaro. Mentre invece nelle coalizioni si dovrebbe esprimere non soltanto il voto per il candidato dell'uninominale, un nome e cognome, ma scegliere anche tra le liste della coalizione. Non è obbligatorio, nel senso che se si vota solo mettendo la croce sul nome e cognome del candidato dell'uninominale, quel voto andrà spalmato in proporzione sulle liste che appoggiano quel candidato, in proporzione di cosa? Dei voti espressi per ogni lista da chi sceglie di mettere la croce su questa o su quell'altra lista. Perché questa legge elettorale è anch'essa truffaldina? Perché in questo modo, prevedendo un terzo di deputati o senatori eletti nell'uninominale, due terzi nel plurinominale, plurinominale significa proporzionale, i partiti maggiori avranno un premio, un premio, e chi riuscirà ad eleggere nel proprio territorio il candidato nell'uninominale sarà sovrarappresentato, perché in verità avrà due deputati o due senatori. Quindi il voto, il principio del voto libero uguale viene tradito anche da questa legge elettorale. Contro questa legge elettorale sono già stati depositati diversi ricorsi, si è riniziato quel percorso che abbiamo iniziato sull'Italicum, che ha portato alla sentenza della Corte
Dunque, il candidato nell'uninominale per la Camera del collegio di Ancona, Iesi e Fabriano, Falconara sta con Senigallia e Fanno, anche qui chiedetevi perché, perché la scelta del disegno dei collegi è stata una scelta del governo. Ed è chiaro, soprattutto per noi, se andassimo a confrontare che cosa, come cambia il collegio tra Camera e Senato, che questa scelta non è una scelta neutra, è una scelta di coloro che nella stanza dei bottoni pensano di ottenere dei benefici disegnando il collegio in un modo o in un altro. Non a caso Porto Recanati e Recanati non sta nel collegio di Macerata, ma sta nel collegio di Civitanova e Fermo. Quindi Valeria di fianco potere al popolo, potere al popolo, presenta anche i suoi candidati per il proporzionale. E qui noi abbiamo un collegio più ampio. Perché? Perché le Marche per la Camera dei Deputati sono divise in due collegi, Marche 1 il Sud, provincia di Macerata, Fermo ed Ascoli, e il collegio numero 2, Marche Nord, Ancona e Pesaro Urbino. Non coincidono, abbiamo appena visto, questi collegi con, diciamo, un'articolazione logica, però così è. Dunque, nei collegi uninominali 4, 5, 6, i candidati del plurinominale sono gli stessi e sono, e qui ne abbiamo due, ed è che questi due candidati, oltre ad avere esperienze culturali e politiche diverse, provengono da territori diversi. Certo, il nostro non è un territorio ampio, però ha le sue specificità. Valeria viene da Fabriano. Ora io chiamo a presentarsi chi viene da Iesi, ed è la compagna Anaïta. Viene Anaïta. Anaïta è una bellissima sorpresa, perché Anaïta, perché le nostre, la lista di potere al popolo, la lista abbiamo detto che rispecchia tutti i territori, esperienze culturali e politiche diverse, ma anche provenienze diverse. Ovviamente bisogna essere cittadini italiani per godere dell'elettorato passivo, per essere candidati, però come Anaïta, che è nata in Iran e adesso si presenterà, abbiamo un'altra candidata nata in Africa, seppur da genitori, almeno il padre, italiano. E quindi proprio due parole ad Anaïta, che viene non da Iesi ma da Vallesina, Vallesina da Moria, e proprio due parole. Va bene. Avete capito, mi chiamo Anaïta, vengo dall'Iran, ho la famiglia marchigiana, e la mia famiglia sono di Pesaro, origine di Pesaro. E non so, io quando ho sentito Potere Popolo, per me è stato, quando ho letto la parte iniziale del programma, per me è stato bellissimo, perché mi sono trovato su tutte le parole. Sono una donna, sono una attivista per le donne da più di 2 anni che combatto per le donne. Siamo un gruppo nella Vallesina, abbiamo creato, come sapete anche per legge 194, Regione Marche non lo applica, e noi stiamo lavorando su questo, anche ce l'abbiamo tantissimo obiettori
di coscienza, che anche quello non è a favore delle donne, anche alla, diciamo, alla famiglia. Poi mi sono trovata anche, perché sono di origine straniera, quindi capisco anche i migrati, vedo problemi economici perché sto vivendo dentro una famiglia di agricoltori, quindi riesco, io mi sono trovata proprio dentro, non sono politica, non ho fatto mai diciamo militanza politica, ma penso che questo andare avanti e farlo. E poi penso che veramente, come dice Viola, io sono voce del popolo. Questo è. Bravo. Non ha qui, almeno qui, bisogno di presentazione un candidato, quindi maschile, mentre finora abbiamo avuto candidate, e la legge elettorale, almeno sulla cosa, effettivamente va apprezzata, e cioè prevede la parità di genere, o almeno la parità di genere tendenziale, nel senso che nelle liste elettorali le candidate o i candidati devono essere rappresentati con una forbice del 40-60%. Potere al Popolo ha presentato candidati e candidate al 50%, quindi ha rispettato in pieno anche questa regola, che mi sembra giusta, e nelle liste elettorali è richiesta l'alternanza del candidato di un genere con candidato dell'altro genere, per cui voi troverete o un maschio e una donna, e poi un maschio e una donna, perché sono quattro i candidati del plurinominale, del proporzionale, o viceversa. Il candidato del plurinominale, espressione diciamo del territorio, della città di Ancona e diciamo territorio metropolitano, pensando di poter applicare questa categoria ad Ancona e ai paesi dell'Interland, è Fabio Pasquinelli. Sì, mi sento il candidato territoriale anche del pianeta. Perché sei internazionalista. Sì, è anche imperialista. Pascoli diceva, c'è qualcosa di nuovo, anzi d'antico. Io credo che il potere al popolo sia qualcosa di nuovo, anzi di antico. È qualcosa di nuovo innanzitutto perché è estremamente nuovo il processo politico con cui si è data questa operazione sociale e politica. Il programma è nato da più di da centinaia di assemblee in tutto il territorio nazionale. Le liste sono nate da centinaia di assemblee in tutto il territorio nazionale. Attenzione, assemblee aperte a tutti. Si partecipava e si entrava senza tessera, senza iscrizione. È stato un esperimento veramente nuovo. E qualcuno di voi dirà, come avete fatto così a fare un programma e a fare delle liste? Beh, perché questo progetto è anche antico, cioè non è che lo abbiamo improvvisato, viene da una storia che è la nostra storia, da anni di battaglie, di avanzamenti, molto spesso di sconfitte e di arretramenti. Nasciamo tanti anni fa. Io personalmente mi ci ritrovo appieno in questa storia. La mia comincia alla fine del secolo scorso, nelle lotte contro
il ritorno forte anche in Europa della guerra imperialista. Ricordo l'aggressione della ex Jugoslavia da parte di un governo di centro-sinistra in questo paese, la grande manifestazione di Genova, quando avevamo il coraggio di non considerare la globalizzazione sotto la forma imperialistica che ha assunto come un dato di fatto non discutibile, quando ancora c'era la forza di mettere in discussione e ancora ci deve essere la forza di mettere in discussione quel modello che è la globalizzazione. Da Genova, dalle repressioni, dallo stato d'eccezione che c'è stato in quelle giornate, dalla limitazione delle libertà costituzionali, ma soprattutto questo processo viene anche dalle grandi manifestazioni contro la crisi 2010-2011, anche lì manifestazioni molto dure, con repressioni molto forti da parte delle forze dell'ordine, il divieto di concludere la manifestazione nelle piazze. Il referendum del 2011, un referendum assolutamente rivoluzionario. L'Italia è l'unico paese al mondo in cui si indice un referendum, attenzione, non solo per l'acqua pubblica e contro il nucleare, ma un quesito era molto importante. E non è vero che, come dicono alcuni cittadini che hanno votato, non l'avevano capito. L'avevano capito e come? Si parlava di ripubblicizzazione dei servizi di pubblico interesse. Ripubblicizzazione dei servizi di pubblico interesse significa un ritorno forte del pubblico e dello Stato, e non solo dello Stato, ma del pubblico in generale, quindi degli enti locali, nell'economia, e non solo nella pianificazione economica, ma anche nella gestione diretta degli asset strategici dell'economia nazionale, in particolare quel referendum diceva quelli che garantiscono dei diritti ai cittadini. Quindi non parliamo solo di acqua, parliamo di energia, parliamo di gas naturale, parliamo di telecomunicazioni. Le grandi forme di depredazione della ricchezza popolare a vantaggio dei capitali finanziari, le grandi lenzuolate di privatizzazioni che oggi altri compagni di sinistra rivendicano, anziché ammettere i propri errori a proposito della mancanza di unità a sinistra. Come si fa a essere uniti con chi ancora rivendica le peggiori politiche di destra, come quella delle privatizzazioni, quella che già chiede fino all'orgia privatizzatrice italiana, che comincia con le banche, con la privatizzazione delle banche, ma con la privatizzazione del debito pubblico, con lo Stato assolutamente piegato, quindi il popolo piegato al ricatto usuraio del prestito del denaro da parte delle grandi banche private, e di lì la svendita del patrimonio e della ricchezza del paese. Beh, noi quel referendum non l'abbiamo tradito, a differenza di tutti gli altri. Noi ancora lo portiamo come la nostra bandiera. Guardate, quel referendum porta un grande consenso anche ad altre forze politiche apparentemente d'alternativa. No? Vediamo il grande esploit del 2013 del Movimento 5 Stelle. Bene, nel programma del Movimento 5 Stelle non c'è nulla, nulla rispetto alla ripubblicizzazione dei servizi, rispetto a una svolta rispetto alle politiche liberiste e rientro in economia dello Stato. Veniamo dal referendum dell'anno scorso, dal referendum per difendere la Costituzione contro la sua manomissione da parte del governo. Perché dopo il commissariamento, la punizione che ebbe questo paese, quando il popolo alza la testa, quando il popolo dice basta, quando il popolo chiede che i suoi diritti vengano garantiti e che il mercato passi in secondo piano rispetto alla collettività, il popolo viene punito attraverso il commissariamento che c'è stato. E l'ultimo passaggio, perché il governo Monti ha rappresentato una sconfitta dopo quella vittoria, e l'ultimo passaggio per blindare la sconfitta da parte del governo era la modifica della Costituzione. Quella modifica avrebbe normalizzato il nuovo stato di eccezione permanente e la nuova sospensione della democrazia. Respingendo quella modifica, quel piano reazionario è fallito e potere al popolo
rappresenta oggi la reazione a quel fallimento. Cioè, quando una limitazione della sovranità popolare, quando una limitazione della democrazia, quando un attacco antipopolare fallisce, il popolo reagisce. E questa è la nostra reazione di fronte alla sconfitta di chi voleva imporre il popolo al silenzio, imporre il popolo a nuove catene. Ed è per questo che nel nostro programma c'è tutta la nostra storia, ed è per questo personale e collettiva, ed è per questo che se oggi siamo qua è perché in questa lunga notte e malgrado le sconfitte, se oggi siamo qua è perché noi nemmeno un giorno abbiamo smesso di lottare, nemmeno un giorno. Ed oggi siamo qua con tutto il nostro bagaglio di lotte per vincere e in ogni caso per continuare a resistere, perché questo progetto politico che ci vede in tanti, diversi, ma uniti nell'obiettivo di guidare e sostenere una rivalsa popolare nei confronti di una sospensione della democrazia, nei confronti di una depredazione della ricchezza nazionale e sociale, di fronte anche al pericolo di una reazione di destra al malessere sociale, che invece noi, rilanciando nuove forme di mutualismo, di partecipazione democratica, di auto-organizzazione e organizzazione sociale, vogliamo fermare, ma creare anche una controtendenza, cioè interpretare noi questo malessere sociale, unirlo, dargli uno sbocco, essere capaci di unire ciò che il capitale, la sua dittatura di questi anni sta dividendo, frammentando, mettendo gli uni contro gli altri. E quindi il nostro ruolo è quello anche di ridare senso a questa parola di popolo, di recuperarla, di riappropriarcela in un certo senso. E dare senso alla parola di popolo significa unire. Unire le varie generazioni che resistono e rivendicano un futuro migliore, unire tutti i cittadini, sia quelli che sono nati in questo paese, e quelli nati in questo paese sono tutti italiani, dal primo all'ultimo, sia quelli che arrivano in questo paese, rappresentano una parte dei cittadini del presente, del futuro dell'Italia. La nostra missione è quella di unire, di ricostruire un popolo. Probabilmente non andremo al governo al termine di questa tornata elettorale, ma noi vogliamo costruire anche senza necessariamente essere delegati al potere così com'è, come diceva la compagna Valeria. Noi vogliamo costruirlo il nostro potere. Noi vogliamo costruirlo il potere popolare, e questo lavoro è appena iniziato. Il 4 marzo è una scadenza di niente rispetto alla sfida che abbiamo davanti e che oggi qua in tutte le assemblee e in tutto il lavoro che continueremo a fare, questa sfida continueremo a raccoglierla, a rilanciarla e a costruirla insieme, lasciando le porte aperte e facendo in modo che il potere al popolo sia veramente un movimento di tutte e di tutti. Grazie. Della Repubblica, 630 sono i deputati, 315 oltre ai senatori a vita sono i senatori, 315 più i senatori a vita, no, massimo 5, quindi poi anche lì si discute se ogni Presidente della Repubblica ne possa nominare 5 oppure soltanto quando viene meno il quinto ha la possibilità il Presidente della Repubblica di nominare un nuovo senatore a vita. In ogni caso il senatore a vita dovrebbe, diciamo, rappresentare soltanto un aspetto culturale e non politico, anche se sappiamo che in tempi non vicinissimi, ma nemmeno remoti, i senatori a vita hanno determinato
la possibilità per un governo di non perdere la maggioranza parlamentare. Detto questo, è per introdurre il sistema di elezione per i senatori, che è lo stesso della Camera, quindi un'unica scheda in cui c'è il candidato dell'uninominale e poi ogni lista ha i propri candidati del plurinominale o proporzionale. Essendo esattamente la metà il numero dei senatori rispetto ai deputati, nelle Marche non avremo due collegi plurinominali come per la Camera, ma un unico collegio. Quindi le Marche hanno come candidati del proporzionale le stesse persone. Però sulla scheda trovate anche il nome dell'uninominale. Se per la Camera sono 6 i collegi dell'uninominale, per il Senato saranno 3. La provincia di Ancona trova un sostanziale ricompattamento per il collegio uninominale, però con un gioco delle tre carte, anche qui chiedetevi perché, nel senso che Ancona va con Macerata nell'uninominale, perde Fabriano che va con Pesaro, acquista Falconara, Montemarciano, eccetera, che nella Camera dei Deputati sta nell'uninominale collegio numero 5 con Senigallia. Anche qui è chiaro, sulla base di indagini demoscopiche e di propensione al voto si sono disegnati i collegi, il governo ha disegnato il collegio. Tenete però presente, speriamo che sia confermato, che tutte queste furbizie che vengono decise molti mesi prima, o almeno diversi mesi prima dalle elezioni, poi smentiscono le previsioni e quindi viene punito colui che ha fatto il furbo, e speriamo che anche questa volta chi ha fatto il furbo venga smentito. Il candidato dell'uninominale per il collegio Marche 2 è Stefano Tenenti, a cui dedicherei un applauso. Anche lui viene da esperienze diverse, ma anche lui ha un comune denominatore insieme a tutti gli altri candidati, cioè è immerso nelle lotte, in particolar modo per la difesa del diritto alla salute e la difesa del servizio sanitario pubblico. Ti ringrazio anche dell'applauso in entrata che c'era stato per gli altri, anche per la gentilezza riguardo ai presentati i candidati. Hai detto giustamente, sono fatti da giovanissimi, giovani e meno giovani, e lì si è fermato, e di questo ti ringrazio in particolare. No, adesso al di là della battuta, ti trattengo molto perché poi c'è almeno un altro intervento e poi spero anche un po' di discussione che magari può essere anche animata. E giustamente Antonio mi presentava come uno che dovrebbe conoscere un po' le questioni legate al welfare e in particolare alla sanità. Questa cosa io la devo sostanzialmente al fatto che la mia esperienza è prima dentro la sanità in quanto dipendente e poi dopo uscito con quello che veniva consentito fino a poco tempo fa, che cioè il distacco retribuito sindacale che ci consentiva di uscire dalle strutture pubbliche per partecipare direttamente alle organizzazioni sindacali, nel mio caso la CGIL e in modo particolare la funzione pubblica CGIL, che si occupa ovviamente
di un welfare in senso stretto. Addirittura inserendo dentro la sua organizzazione anche le cooperative. E secondo me, facendo una scelta corretta di inserire questo pezzo, le cooperative che si rivolgono ovviamente ai servizi pubblici, di tenerli dentro quello che noi, non noi, ma viene ritenuto a torto, secondo me, un lavoro di privilegiati, che è quello del pubblico impiego. Non lo chiudo a tempo, e forse la prova più evidente è anche il fatto che il contratto del pubblico impiego è fermo da 10 anni, mi pare che in seguito sia evidente. Qui ci sono i compagni che conoscono delle altre categorie della flotta popolare, però a un certo punto un'esperienza maturata della funzione pubblica e per un paio di anni anche nella Camera del Lavoro mi ha visto impegnato in questi ultimi anni e mezzo, 2 anni, con il sindacato di Basso, che ve lo accendo soltanto senza fare polemico ovviamente, ma diciamo che secondo me il sindacato confederale stava dimostrando da anni una serie di limiti e quindi valeva la pena forse tentare anche un'esperienza che fosse direttamente collegata a una fase, diciamo, costituente di costruzione del sindacato, che fosse ancora più libero nel giudicare le condizioni sociali del paese, perché il punto è questo ovviamente. Io ritengo che noi siamo in una fase in cui definire sostanzialmente il lavoro dipendente come un lavoro di serie della gleba non è una forzatura ideologica. Qui ci troviamo in una condizione ormai di servitù, non mi riferisco tanto ovviamente al lavoro residuale contrattualizzato, ma mi riferisco a tutte quelle forme che sono diventate la norma a partire dai tempi determinati, ma anche nelle forme di precariato più spinto fino ai voucher e al lavoro a chiamata. Tutte cose che in qualche modo hanno cercato di imbrogliarci definendole come superate. Mi riferisco ad esempio ai voucher, ma vi sarete accorto che i voucher ci sono ancora in parte, e soprattutto è stata fatta una legge che ha evitato un referendum, e quindi insomma mi pare che stiamo anche a forme di non democrazia che hanno un peso importante. Dicevo, il programma è fatto da punti tutti importantissimi, sono 13 credo, e c'è una parte fondamentale anche legata al fatto che potere al popolo, e questa è una delle cose che mi ha convinto ovviamente a partecipare. Nessuno di noi ha fatto il suo nome come candidato, c'è qualcuno che ha pensato di candidarci, e c'è stata forse anche un'assemblea più folle che questa candidatura l'ha accettata. E quindi noi ci troviamo nella condizione adesso, giustamente, di valorizzare un programma che ha due definizioni e al quale sostanzialmente rimando. E io mi soffermo su queste questioni legate sostanzialmente ad un recupero che dobbiamo necessariamente fare, che è quello in generale del ripristino del welfare. Ora, il welfare è una cosa forse anche antica per certi aspetti, ma ha dei canoni che non può in qualche modo evadere. Cioè, quando parliamo di welfare, noi dobbiamo parlare necessariamente di sanità, dobbiamo parlare di previdenza, dobbiamo parlare di scuola. E questi sono i temi che sono cari al programma di potere al popolo e che noi dobbiamo necessariamente ripristinare. Perché quello che sta succedendo adesso è che tutti queste gambe del welfare sono state o largamente convenzionate oppure sostanzialmente in via di estinzione. Mi riferisco alla questione ovviamente particolare della sanità, sulla quale chiudo, che noi stiamo di fronte a un processo di privatizzazione della sanità che ancora forse ci sfugge nella sua dimensione complessiva, ma che vi garantisco, per chi ha frequentato le strutture ospedaliere, le strutture territoriali, questi segni di privatizzazione sono arrivati ad una evidenza palese. Tant'è che dovremmo fare più un discorso, perché il servizio sanitario ovviamente ha aspetti legati, essendo una scelta regionale, ha aspetti legati alla regionalizzazione.
Da quello che assistiamo in questo momento è che la punta più avanzata di questa privatizzazione è rappresentata dalla legge della Lombardia di privatizzazione del sistema con un pacchetto dedicato alle varie patologie. E questi giorni, dicevamo l'altro giorno, stanno arrivando ai cittadini della Lombardia le lettere per aderire a questo percorso privato della propria gestione della sanità. L'indicazione è quella ovviamente che Dani si sta opponendo, è quella di rifiutare questa indicazione, ma lì di fatto c'è una legge che dice sostanzialmente che il processo è privatizzato. Le Marche si stanno avviando in questo utilizzando un sistema diverso, ma se prendiamo un esempio molto concreto come la realtà della Scolano, lì è stato privatizzato concretamente con una legge che interessa l'area vasta 5, tutta la medicina territoriale. Quindi il percorso per certi aspetti è simile, è meno violento in questa fase, ma tende a finire così. Ora, questa tendenza a finire così è dovuta al fatto che si stanno tagliando, la verità è che si stanno tagliando le risorse di trasferimento dallo Stato alle regioni, le regioni procedono così, facendoci credere che rivolgendosi per la sanità al privato si dovrebbe risparmiare. Ora, non è vero neanche questo, non si risparmia, e l'altra cosa sulla quale chiudo e che non può essere tollerata è il fatto che quelle povertà che dicevo all'inizio diventano tanto più insopportabili quanto più mancano le strutture di welfare. Questo è l'altro dato che emerge in modo evidente. Se si è poveri, si è tanto più poveri e la vita diventa veramente impossibile da affrontare. Se dobbiamo pagare la nostra sanità, se non abbiamo una pensione dignitosa, se quando dobbiamo portare a scuola i nostri figli, dobbiamo pagare sempre più le prestazioni scolastiche. Grazie.